se si ha una veste pubblica, cerco anche di autoeducarmi, diciamo, a mantenere gli anni saldi. Però, quindi abbiamo già toccato un altro. Ti dico una cosa in più. Quando siamo arrivati al piano particolareggiato, che adesso è fermo perché milioni di euro di bonifica non sono bastate a finirla la bonifica. E ripeto, penso si toccava pagare la tua. Quando è arrivato il piano particolareggiato, che prevede un po' di residenziale, che va bene, perché non può, deve stare a 40 metri dalle mura, non può superare l'altezza del ciano, eccetera. E prevede un 1.500 di commerciale, secondo me 800 bastava in avanzato. Ho fatto un emendamento in consiglio che non è passato, che diceva, ma invece di fare un 1.500 lì, perché il gruppo che gestisce il residenziale e il commerciale non mette un piede anche dentro Porta Borghetto, cioè il cambio, ti do un pezzo di Porta Borghetto in cui, che ne so, propagandare i tuoi prodotti, eccetera, eccetera. Comunque l'idea mia è che il bastione di Porta Borghetto, sono cose che ho anche scritto, ma ci si dimentica molto perché c'è una produzione ultra, c'è una produzione di informazioni per cui non si ricorda quello che era il giorno prima. Io spesso da insegnante porto i ragazzi quando fanno il quarto anno a vedere una città rinascimentale e di solito si va alla Cattedrale Mantova perché contengono molte cose componibili anche in una giornata, no? Allora, la mia idea di Porta Borghetto è l'idea del percorso da Palazzo Altè, al centro a mano. Arrivo a dire, bisognerebbe entrarci a cavallo, con dei calessi proprio dalla porta. C'è un'enorme possibilità di parcheggio immediatamente fuori se si risolvono i problemi che ho accennato. Stringo, se ne dico un'altra, poi ci interrompiamo, facciamo dell'altro, poi parliamo un po' dopo. Okay. Non ho l'orologio, non ho la misura. E poi mi si torna su. Facciamo un palazzo ufficio, ho sentito delle discussioni in questi giorni, ho sentito delle posizioni. Io vi racconto la mia storia di Palazzo Uffici, Massimo, quando ho fatto 5 minuti me lo dici, per piacere, ti ringrazio. Allora vi racconto la mia, quando arrivo lì nel 2002 c'è Palazzo Uffici, ma i palazzi grossi non piacciono molto, ma sto zitto, non mi sembra un gran problema. Poi vedo un progetto di un architetto, casomai Sandro Migliore di Correggio, che secondo me si chiamava Piccinella, che era anche piuttosto bello. Si sarebbe dovuto fare un project financing più o meno lì dove si mette, nell'area giudice. Poi ci si mette a fare dei conti seriamente e si scopre che ci si indebita per 50 o 60 anni e se non viene assolutamente fuori. Questo è il primo. Il secondo siamo nel 2005-2006, si chiama Vela, lo fa un architetto che si chiama Dante Oscar Benini, sono uscite le cose sui giornali e prevede davanti all'Esselunga, che prima non c'era, l'Esselunga nuova, nel frattempo c'è, 3.260 metri di commerciale non alimentare, di proprietà di privati, per 24 anni rinnovabili a 48. Sfido tutta la stampa, i candidati, andare a vedere queste cose, sono tutti agli altri. Ora, cosa significa? Se tu hai davanti 2.500 di commerciali e di là della rotonda magari ci fai anche una passerella, fai 3.260 metri di commerciali e non alimentare, significa che tu fai l'ipercoppo, lo Jean, a 150 metri dalle mura cittadine, ci capiamo? Come dicevo io, quello lì non è il nuovo Palazzo Uffici, è un mega centro commerciale con sopra alcuni uffici. Quel progetto lì era tutto a posto, era già andato, si ferma. E anche lì siamo sempre alle origini delle disgrazie o delle fortune, come volete voi. Perché sempre che qua contano le dichiarazioni, no, contano i fatti, non le dichiarazioni. Si ferma quel palazzo lì, perché l'hanno fermato due o tre persone. E non solo, quel palazzo lì non è più stato riproposto perché significava uccidere l'unico posto a Piacenza dove esiste ancora una rete diffusa di negozi di vicinato, cioè l'asse di Via D'Arco sostanzialmente. E ha altri problemi, ma non quello lì. Allora, non è mica un caso che il secondo Renzi ha nel suo programma, io dico le parole, l'ha detto anche con la Grande, io conosco il linguaggio, il suo programma, nuova delegazione di uffici comunali, virgola, privilegiando un edificio esistente, Ora, invece che cosa succede? Che tra il luglio e l'ottobre del 2007 si stabilisce che non c'è nessun edificio esistente e poi si dedicano i 4 anni successivi, eccetera, eccetera. Ora, arriviamo a stringere. La mia opinione è che non serve un nuovo grande palazzo di uffici comunali, per motivi brevissimi. Il primo è, purtroppo, purtroppo per fortuna, poi ne possiamo discutere,
i dipendenti comunali decrescono sempre di più. Secondo, in questi anni, giustamente secondo me, si sono investiti milioni di euro in tecnologie nel rapporto pubblica-amministrazione-cittadini. Terzo, molti degli uffici comunali sono semi vuoti. Io invito i giornalisti non intervistare Davo, Doge, il cacciatore, andarci a vedere, aprire le porte e vedere come sono. Quarto, gli uffici sono utilizzati male. Male. La mia idea, l'ho scritto, l'ho detto in mille salse, è che bisogna fare in via Beverola un campus degli uffici comunali. Via Beverola è un palazzo messo male, su cui già nel 2003 abbiamo dato una variante, sto parlando del Regi 1, che consente di alzarsi di un piano perché è giù. C'è il parcheggio vicino al centro più funzionante, c'è la questura. E oggi il fruitore normale del palazzo uffici, normale, spesso è uno straniero che fa anagrafe, questura e ritorno, spesso. Non sto parlando del geometra che va all'urbanistica o dell'architetto ai lavori che va in certi uffici. Inoltre significa tenere un occhio sulla liberazione dello stabilimento militare. Appena di là del parcheggio ci sono tre palazzine dove una volta stavano i militari di carriera, eccetera, eccetera. Dove se si può, se si riesce, secondo me si può. L'ospedale militare. Sì, ma l'ospedale militare è troppo bello per farci degli uffici. Io vorrei che ci facessimo qualcosa che rende alla città. Vorrei che riuscissimo ad attirare qualcosa che può rendere alla città. Quindi la mia idea di fondo è quella lì. Anche perché io non voglio cedere, non vorrei cedere, delle cose storiche. Lì c'è un palazzo che si chiama Via Scalabrini, non va mica bene mollarlo. Perché questo è un palazzo pubblico, quello lì è un palazzo pubblico, ha il suo porticato, ci sono i teatini, c'è una sequela. Non va mica bene mollare metà via Taverna, cioè spaccare in due il palazzo dove io sono stato in collegio al Morigi. Certo che bisogna mettere l'Olivetti, certo che bisogna mettere l'area di Borgo Trento, del Garopacoglio, del Muro, non servono niente. Ma i palazzi storici, perché è un'altra delle due domande, e adesso chiude poi il pubblico, tocca a noi cercare di mantenerli e valorizzare. Certo, è evidente che l'urbanistica qui non va mica bene, l'urbanistica va bene da un'altra parte. Però ricordo che quando noi per due volte, non mi ricordo se due o tre, abbiamo giustamente, secondo me allora nelle circostanze in cui eravamo, siglato un contratto con la Toscanini, che prevedeva tra l'altro che la Toscanini avrebbe dovuto avere, come si diceva, una prestigiosa sede a Piacenza, ecco, fosse oggi, io dico alla Toscanini, mi dai un po' di soldi, mica pochi, ti prendi a fianco ai teatini, via Scalabrini, lo rimetti a posto e ci ragioniamo come si fa anche tra privati e ti dai il tuo prestito. Via Verdi è certo che non va bene per i lavori pubblici, è al centro della cittadella dell'arte, della musica, eccetera, eccetera. Bisogna trovare il modo di valorizzare. Non posso spaccare in due il palazzo di via Taverna, è sotto un'azienda che è tra le più importanti di Piacenza con il comune, l'USL, che si chiama AS1, così lo nominano diciamo più o meno l'AS grossa, poi c'è l'AS piccola. Potrebbe l'ASP farsi carico di quel pezzo di via Taverna, eccetera. Però il comune non può venire meno, come scrivi tu qua in un certo punto, il pubblico e il comune in particolare, ha il dovere di conservare e tramandare gli edifici storici che certo sono onerosi e si trasformano da onerosi in virtuosi se li si utilizza con coraggio e con intelligenza. Mi fermerei. Poi...